BRS, siamo con Oscar Cavallera, direttore di Bar University, di Bar Giornale del gruppo Sole 24 Ore. Cavallera, state facendo una cosa veramente straordinaria, insegnare a diventare degli esercenti molto attenti alle esigenze del mercato, del pubblico. Sì, credo che in questo momento sia assolutamente importante far sì che il gestore di un locale pubblico approcci il suo mestiere in un modo un pochino più consapevole. Consapevole dal punto di vista dei guadagni, degli incassi, dell'attenzione al cliente e dell'utilizzo dei prodotti. Una cosa che ha colpito molto l'uditorio prima riguarda il fatto del far vivere le esperienze. Sì, credo che un locale al giorno d'oggi non possa più essere semplicemente un posto o un luogo dove vado a bere o a mangiare, perché questo potrei farlo anche in un supermercato o anche con una macchina da vending, mentre invece il locale pubblico deve offrire un'esperienza a 360 gradi che è fatta di luce, di suoni, di servizio, di atmosfere, di accoglienza, di comodità o scomodità a seconda del tipo di locale che ho e della storia che voglio raccontare. Sono assolutamente convinto che il locale al giorno d'oggi, ma questo è uscito anche da una ricerca che abbiamo fatto sui migliori 800 locali del mondo, e abbiamo scoperto che cos'è che teneva legato tutti gli 800 locali. Il filo conduttore è l'immagine coordinata, ossia un locale che racconta una storia dalla vetrina, quindi dal fuori, dal marciapiede, fino al suo interno e a quando il cliente esce. Quindi sempre di più andare in scena. Sempre di più andare in scena, ma senza dimenticarci però che l'obiettivo vero è quello di far contento il cliente e non essere noi dei protagonisti. Quello che deve vivere è il cliente, non sono io che faccio il protagonista, cioè l'attore vero è il cliente. Bene, con una grande regia, ma soprattutto con qualcuno che insegna a essere registi. Il Bar University che progetti ha per il futuro? Bar University per il futuro vuole sempre più insegnare ai gestori dei locali a gestire il locale, perché imparare a fare un cocktail non è poi così complicato secondo noi, è complicato venderlo, è complicato far sì che quel cocktail lì faccia il passaparola per il locale, far sì che un semplice caffè o un'acqua tonica non siano serviti nel modo giusto e nel modo più appropriato. Salvatore Calabrese, The Maestro, conosciuto in tutto il mondo con questo soprannome, è realmente la persona più giusta per presiedere la giuria del contest Un Cocktail per Roma. Spero, tanta gente mi chiama il maestro per il mio palato e per la mia capacità di capire cosa vuol dire un buon cocktail. E a me fa sempre orgoglio per ritornare nel mio paese. L'Italia non vuol dire niente quanto tempo io che sto all'estero, l'Italia è sempre l'Italia e i barman italiani sono sempre quelli che mi fanno più orgoglio, come infatti tanti grandi personaggi nel mondo del bar sono italiani, incluso me stesso. Che cosa c'è stato di novità in questo concorso? C'è sempre novità, perché non ci dimentichiamo che nel creare un cocktail è un'arte della mixologia, però è anche un'arte del barman che crea. Cioè, il sogno di tanti noi come barman qual è? È di immortalizzarci con un cocktail che in 100 anni qualcuno ancora lo ricrea, e competizioni come queste danno questa opportunità, perché danno danno la possibilità di un barman di vedere cosa altri personaggi fa. E poi competizioni così è come crescere la fraternità dei barman, che è molto importante. È assolutamente molto importante lo stare insieme, il confrontarsi, no? Quindi, ma il confrontarsi sempre verso l'alto, quindi verso le grandi cose. Il saper bere, ecco. Purtroppo molto spesso in certi ambienti non si sa bere. Qual è il miglior consiglio che si può dare? Bere e apprezzare cosa uno cerca di dare. Ricordiamoci oggi, tanta gente dice che non sa bere, ma c'è tanta gente che sa bere. Nel senso che quando uno prova qualche cosa che è un intrigo, già perché è già un intrigo ed è interessante, capisce che non è un cocktail o non è una bibita da dargli fretta,
deve sedersi e pensarci, e pensare il retrogusto e l'arte di questa creazione. Ricordiamoci che oggi non è quanto bere, è come bere, è sulla qualità, non su quantità. Meno è molto, è meglio. Quindi pochi maestri, tra l'altro, che sanno fare i cocktail, e speriamo tante persone che sappiano bere sempre meglio. Sì, c'è sempre un senso di educazione. Educare il personaggio in avanti, il personaggio sia il cliente, però prima che il cliente incontri la tua creazione o ciò che tu stai provenendo, parli, fagli capire cosa l'incontro è la realtà di un grande cocktail. Per esempio, se uno prova un Manhattan o qualche cosa molto più forte, di dire l'eredità di questo cocktail, perché è riuscita a mantenere l'epoca, cioè l'età. Ormai mi ha giustificato l'italiano. Allora, sono tutti, sono tutto. Mettiamo qua davanti. Io volevo salutarlo, Roberto. Ascoltatemi, lasciate passare la gente. Ciao. Che ciao. Vedi che ti fa una cosa. Lo vediamo. Stiamo prendendo tutti, eh. No, voglio qua davanti dal giornale, eh. Mi alzi un po' il volume che finiamo. Allora, aspettiamo il fotografo, dimmi. Pronto? Ancora? Basta? Mi metto anch'io? È un sommelier rappresentante. Ops, ops. Dai. Va bene? Ok. Grazie. Grazie a tutti, accomodatevi, un applauso. Partiamo con i... Grazie da parte di ABRS, questo ve l'ho detto, l'appuntamento zero. L'anno prossimo comincerà l'avventura di questo bar, questo round bar show. Vi invitate a bere un drink di là e dopo assalto lo step al linea per un drink. Allora, cominciamo con... Marco, complimenti, quarto classificato, complimenti. Tra l'altro è il penultimo uscito, vedi che non vuol dire niente. Tira su un filo del cappello. Grazie. Angelo Carpentieri. Gli ultimi due, pazienza. Complimenti. Da Milano, Roma, Milano, eh. Vediamo, sorridi se su scherzi a parte. Presidente, può passare il secondo premio? Gianni Leone, già partito, andate via, andate a lavorare. Ciao. Ecco, chi è? Possiamo mica andare a Roma. Gianni Leone, secondo classificato. Gianni Leone che viene da? A Roma. A Roma. Secondo classificato, complimenti. Ringrazio, vi do l'appuntamento all'anno prossimo. Primo classificato sarà il nostro ospite a Torino, poi quello di Torino lo porteremo a Roma. Quindi primo classificato credo che si divertirà molto, domani si leggerà su tutti i giornali. Perché è solo la prima, però devo dire che abbiamo già un ottimo ritorno stampa. Oggi è stata qua Rai 1. Sono stati qua molti giornalisti, Rai 3, quindi credo che è un buon inizio per questa manifestazione Round Bar Roma Show 2011. Ringrazio ancora tutta l'organizzazione, ringrazio soprattutto tutti voi che siete stati vicino a noi, tutti i ragazzi che hanno lavorato. È un ringraziamento speciale a Calabrese che ha lasciato Londra per due giorni per venire qua con noi. Sapete, è impossibile beccarla, non è così facile, eh? È invitato in ogni parte del mondo, quindi quando riusciamo a prenderlo viene per amicizia, e lo devo ringraziare. Ringrazio l'azienda Pallini che ha creduto molto e spero di rivederla l'anno prossimo qua
come sponsor. Abbiamo già un ok, Domenico, siamo a posto. Primo classificato, Jonathan Repetti. Jonathan Repetti di Piacenza, primo Valtidone, primo classificato. Grazie a tutti voi, arrivederci, all'anno prossimo.